e diamo il benvenuto a Davide Biocchi di Directasim. Buongiorno e benvenuto. Grazie, un saluto ai radioascoltatori. Allora, Biocchi, come si spiega il crollo di questa mattina di Tokyo? Sicuramente avranno pesato le previsioni dell'OCSE che, diffuse ieri, hanno ridotto le prospettive di crescita per quasi tutti i paesi quest'anno, compresa la Cina, paese verso il quale si indirizzano soprattutto le esportazioni giapponesi. Prima però di questa serie di cadute, l'indice giapponese era aumentato di quasi l'80% in 6 mesi. Quali sono le prospettive a breve per il Giappone? Beh, diciamo che il Giappone sta attuando questa Abenomics, cioè questa economia voluta dal premier Abe, che in realtà è una politica molto espansiva, che tra l'altro come causa correlata comporta l'aumento del tasso di interesse sui titoli di Stato, per l'appunto, che vengono pagati, diciamo, agli investitori sui bond giapponesi. Proprio questa è una paura del mercato, perché la crescita dell'interesse, del rendimento, praticamente su un debito pubblico che è il più importante, il più significativo, ricordo un 220% il rapporto debito-PIL, diciamo che pesa moltissimo soprattutto sulle banche giapponesi che principalmente lo detengono. Quindi questa situazione è una situazione molto, che potrebbe farsi molto critica, dovrà la Banca del Giappone difendersi da questo. E quindi, dopo una crescita così forte del mercato, immediatamente arrivano delle prese di beneficio che sono alternate, poi magari che si ritorna sul mercato. Insomma, anche il Giappone, come abbiamo detto negli scorsi giorni, si sta abituando a una borsa un po' su e giù, un po' ballerina, come quella che noi in Europa e negli Stati Uniti siamo oramai da tempo abituati a condividere. A proposito di borse ballerine, uno dei timori che si affaccia è quello di un cambio della politica monetaria della Fed. Si avvicina anche l'estate, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma diciamo che per ora sembra che questo QE, cioè questo quantitative easing, ovvero aiuti quantitativi, ovvero soldi immessi nel sistema, per il momento rimangano e rimarranno tali finché, dice Bernanke, l'economia non avrà ripreso un ritmo di crescita abbastanza stabile, cioè finché non ci saranno dei segnali validi. Tutto questo, diciamo, in un disegno più ampio che ci fa dire: ma le borse continueranno a stare bene oppure no? E certo, finché tutta questa liquidità che arriva nel sistema farà sì che ci siano acquisti, le borse continueranno a rimanere positive. Però è anche vero che dopo che le borse hanno corso tanto, ci può stare anche che possano fare un po' di ritracciamento, prendere un po' il fiato. Apriamo il filo diretto con i nostri ascoltatori. Diamo il benvenuto alla signora Margherita dalla provincia di Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Direi informazioni sull'UbiBanca in relazione al coinvolgimento in Spagna nel crack della società Pescanova. Avendo delle azioni, è il caso di tenere o vendere? Grazie. Grazie a lei, signora Margherita. Sentiamo il nostro analista Biocchi. Beh, più in generale, il mantenere o meno la situazione va vissuta in ragione del contesto di mercato che poco fa abbiamo analizzato e che fa dipendere questo dall'orizzonte temporale dell'investimento. Se l'investimento è a breve periodo, il mercato a breve potrebbe, come dicevo, anche tirare il fiato, prendere un respiro e quindi magari avere delle prese di beneficio. Allora in questo caso sarebbe meglio non mantenere. Se l'orizzonte temporale è di medio-lungo, potrebbe essere più significativo mantenere la posizione, ricordandosi però che senz'altro la UbiBanca non è, nel contesto delle banche italiane, quella che sta beneficiando di più di questo rialzo. La sua situazione è un pochino più difficile, un pochino più critica, anche per la situazione di Pescanova, rispetto per esempio all'Intesa San Paolo, all'Unicredito. Basta osservare un grafico per accorgersi che è uno dei pochi titoli che non abbiano fatto in questa fase di forte rialzo un nuovo massimo nel valore di mercato. Da questo punto di vista, quindi, è far preso atto di queste considerazioni, ovviamente spetta all'ascoltatore la decisione finale. Ci trasferiamo nella provincia di Messina e sentiamo il signor Giovanni, prego. Buongiorno e grazie. Vendi portafogli il titolo Lottomatica a 20,410. Il titolo Mediobanca 4,9380 e Parmalat 2,39. Cosa mi consiglia l'analista? Grazie e buona giornata. Grazie a lei, sentiamo il consiglio del nostro analista allora. Detto che Parmalat è un titolo su cui sempre aleggia la possibilità che la Lactalis cerchi di portarla via totalmente dal mercato, no? Tema che si è parecchio discusso, poi te lo fa ora un po' meno.
direi che in generale valgono le stesse considerazioni che vorrei ripetere e ribadire. Se l'attesa è per un investimento di lungo periodo, su una fase di lungo periodo gli alti e bassi dei mercati sono inevitabili e quindi anche se il mercato verso il periodo estivo, cosa che peraltro è anche come posso dire ciclica, dovesse risentire un pochino di uno storno, di un ribasso, non deve questo preoccupare gli investitori. Se invece gli acquisti sono in ottica di trading, cioè sono in ottica di mordi e fuggi per capirci, forse dopo aver morso per tanto tempo adesso è il momento di prendere un po' di beneficio per certi versi. Fermo restando che la Lottomatica è un titolo piuttosto solido, mentre la Mediobanca è senz'altro legata al settore bancario e quindi più soggetta ad alti e bassi repentini. La prossima domanda, una mail, ci scrive Marcella da Belluno. Ho in portafoglio il titolo Unicredit a 6,60, che cosa mi consigliate, mediare o cos'altro? Biocchi, che consiglio possiamo dare? Per quanto riguarda il titolo Unicredit, la considerazione è che c'è stata una grande rincorsa al rialzo del titolo. Mediare significa che la posizione precedente era stata assunta decisamente parecchio tempo fa, il che vuol dire che l'investitore è un investitore con un orizzonte temporale lungo. Io più che mediare rimarrei sul pezzo. Se il titolo continuerà a salire, probabilmente non è così peregrina l'ipotesi che a 6,50 euro possa tornare. Sarei prudente nel mediare i prezzi attuali perché, come dicevo, si tratta di una fase di mercato che già ha visto una crescita molto importante, soprattutto dei titoli bancari. Ci trasferiamo a Novara e sentiamo il signor Alfredo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie. Volevo fare una domanda. Io avevo Fiat in portafoglio, l'ho venduta portando una grossa plusvalenza. Ero intenzionato ad acquistare tre titoli che sono meno volatili, che sono Interpump, Mari o Recordati, o uno o due di questi qui. Però l'unico inconveniente è che per me sono troppo, cioè mi sembra che siano troppo alti come prezzo, sono i massimi tutti e tre. Grazie. Grazie a lei, sentiamo il nostro analista. Sì, parto da quest'ultima affermazione per affermare che quindi il mercato li apprezza molto e quindi se il mercato continuerà a salire saranno tre titoli che senz'altro continueranno a salire. Direi buona la valutazione sulla Fiat perché il titolo aveva corso davvero tanto, starei solo un po' in osservazione, ecco, magari farei l'acquisto su questi titoli ma non mi riserverei di sparare una sola cartuccia perché altrettanto così come se continuerà a salire il mercato e si saliranno, mi terrei più di una cartuccia perché se il mercato dovesse tornare un po' indietro allora il prezzo potrebbe farsi un po' più interessante e allora uno potrebbe completare l'operazione in più tranche. Ancora una mail, Giovanni da Vicenza ci scrive: avendo in portafoglio parecchie azioni BS a 2,70, essendo già in positivo vorrei sapere quali sono le prospettive nel medio e nel lungo periodo e se è più conveniente realizzare o se ci sono possibilità di ulteriori rialzi. Biocchi. Sì, diciamo che BS è una di quelle società che fanno utili, che sta tornando pian piano a una situazione interessante e che sembrerebbe, almeno dai dati che vengono diffusi, avere un po' svoltato, come si può dire in un termine facilmente comprensibile. Quindi se è stata mantenuta sin qui, direi che le prospettive nel medio periodo e nel lungo periodo dovrebbero forse anche addirittura migliorare. Quindi tutto però, ripeto, va preso col beneficio dell'inventario rispetto all'andamento della borsa, ma sicuramente BS è un titolo che può fare bene, pur non appartenendo alla filiera dei titoli principali. Biocchi, oggi vengono diffusi una serie di dati macroeconomici molto importanti. Già è stato diffuso il dato spagnolo sul PIL, nel primo trimestre in calo di mezzo punto, nell'anno un calo del 2%, ma soprattutto oggi pomeriggio verrà diffuso quello sul dato sul PIL negli Stati Uniti. Quali sono le aspettative? Beh, diciamo che il dato sul PIL degli Stati Uniti di oggi è già una seconda revisione, quindi le aspettative sono che rimanga pressoché inalterato rispetto alle aspettative, ma direi che soprattutto in ragione di PIL va tenuto in considerazione che l'OCSE ha rivisto purtroppo a ribasso le stime di crescita per l'Italia. Ora,
tutta questa situazione che si sta creando sui mercati finanziari rappresenta bene un contesto di questa natura. La finanza ha, tra virgolette, fatto un po' una scommessa di questo tipo, cioè ha comprato mercati finanziari, anche perché disponeva di liquidità, sperando che ci fossero proprio alcuni elementi che facessero da volano anche ad una ripresa dell'economia. Purtroppo in Italia in questo momento la ripresa dell'economia sta ancora latitando, siamo ancora in attesa di vedere a livello politico, avendo trovato la governabilità, che era il primo aspetto significativo, di vedere delle riforme realmente incisive che consentano una ripresa del ciclo economico. La partita ora si gioca qui, cioè la finanza non può sostenere questo ciclo a lungo se non ci sono risposte dell'economia, e l'economia deve trovare la chiave, ha bisogno dell'aiuto della politica. Se non ci sarà questo intervento, anche sotto forma di stimoli, è difficile pensare che la situazione attuale possa durare a lungo. Per questo è importante continuare a monitorare questi dati macroeconomici, perché una conferma di una ripresa che venga da questi, e purtroppo la revisione a ribasso del PIL da parte dell'OCSE non è un buon dato, alla lunga può essere l'unico elemento che può spingere i mercati a salire ulteriormente. Ci trasferiamo nuovamente nella provincia di Pavia. Sentiamo Angelo, prego. Sì, grazie. Io ho in portafoglio da anni il titolo Sabaf, è un titolo minore, a 25 euro. Volevo sapere dall'esperta se mi conviene venderlo e indirizzare il ricavato su qualche titolo che mi consentisse di recuperare la perdita. Qualche nome, se possibile. Grazie. Grazie a lei. Biocchi, che consiglio possiamo dare? Beh, innanzitutto diciamo che effettivamente Sabaf ha subito una fase di mercato un po' difficile, è una affermazione interessante, quando si fa una perdita in generale su un titolo non è assolutamente detto che debba essere il titolo stesso che deve in qualche modo restituire ciò che ha tolto, a volte può essere meglio andare a cercare altrove delle opportunità. Certo, per tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima è forse difficile valutare adesso su quale altro titolo switchare, non è una cosa così semplice. Ci sono per alcuni titoli, basta osservarne il grafico, che si vede, sono in crescita costante, questi sono i titoli che il mercato sta apprezzando. L'ascoltatore di prima, citando le Marle, ricordate le Interpump, ma mi verrebbe da dire le Luxottica, le Tots, sono questi i titoli che il mercato sta apprezzando di più e sono forse quelli che, se continueranno così, potranno dare delle soddisfazioni più interessanti a questo ascoltatore nel caso di switch su titoli diversi da Sabaf. Ora una mail, Mario D'Alessandria ci chiede: vorrei sapere l'analisi tecnica del titolo Ansaldo sul breve periodo e sul medio periodo, eventualmente a che prezzo entrare. Biocchi. Sì, direi che più che l'analisi tecnica su Ansaldo bisogna fare delle considerazioni di tipo più fondamentale. È una società che ha attraversato un periodo non facile, diciamo che si è più volte vociferato di situazioni diverse. Ansaldo è un gruppo composto da numerose società, ricordo, e quindi direi che in linea di massima, pur essendo nel settore industriale, non è tra quelle che hanno beneficiato maggiormente dell'interesse che il mercato ha avuto verso questo settore, quindi in linea di massima io non sarei così felice di avere in portafoglio un titolo che comunque continua a dipendere anche in parte da Finmeccanica, cioè dove ci sono decisioni che si fanno fatica a prendere. Insomma, propenderei di più, anche se in questo momento il prezzo ha corso molto, per una Fiat che però ha delle prospettive vere, la fusione, diciamo, raggiungere l'obiettivo di acquistare la Chrysler, magari portare la quotazione negli Stati Uniti, ecco, mi sembrano obiettivi più interessanti su altri titoli. Sentiamo il signor Alberto, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi. A marzo, dopo il prelievo forzoso di Cipro, per diversificare ho comprato col 30% del mio patrimonio dei titoli di Stato svedesi, scadenza a luglio del 2016, valuta in corone svedesi col cambio a 8,30. Ora il cambio è 8,60. Volevo chiedere, c'è un atto o una svalutazione della corona svedese? E tenere o vendere? Grazie. Grazie a lei, sentiamo il nostro analista, Biocchi. No, direi semplicemente che ci sono un po' di situazioni. Allora, si va su questi bond di paesi che hanno valute diverse dall'euro e andamenti molto stabili, la Svezia, la Danimarca, quando si ha molta paura.
il cambio può penalizzare, il basso rendimento che di solito questi paesi offrono apparentemente può penalizzare, ma la scelta qui mi sembra piuttosto strutturale, cioè per paura che succeda qualcosa in generale, e infatti l'ho detto l'ascoltatore, dopo Cipro, io ho messo i miei soldi in una valuta diversa, in un paese molto stabile, e quindi devo pensare che eventuali costi accessori, il rischio cambio o eventualmente il basso rendimento, sono in fondo il costo della mia assicurazione per avere una protezione sul mio denaro, perché a fronte di questo la valuta in cui io ho posizionato i miei risparmi è una valuta molto molto sicura. Ecco quindi che tutti questi, come dicevo, elementi accessori fanno sì che io abbia una specie di costo, che però è il costo di assicurare il mio capitale, quindi non mi preoccuperei da questo punto di vista. Ci scrive Mimmo da Taranto e ci chiede: ho in portafoglio delle azioni della Banca Popolare di Milano, quali rischi ci sono per il mio capitale investito nell'eventualità che questa Banca Popolare venga trasformata da cooperativa in società per azioni, e che valore avranno le azioni possedute, si svaluteranno? Biocchi. Beh, intanto direi che forse il rischio è un po', dal punto di vista di quello che è la valutazione dell'azionista, cioè del valore che si crea sulle azioni, è forse quello opposto, nel senso che se la Banca Popolare di Milano dovesse definitivamente abortire il processo per cui si trasformi da banca popolare in banca per azioni, praticamente in banca per azioni, in realtà se questo lo dovesse avvenire il mercato non lo apprezzerebbe. Perché? Perché le banche popolari hanno degli statuti che presentano tra le altre cose anche dei limiti, difficilmente possono essere scalati, insomma c'è una situazione più complessa. Il mercato aveva puntato a un forte rialzo sulla popolare, scommettendo sul fatto che questa situazione potesse andare in porto. Attualmente sembra invece che ci siano dei paletti molto forti e delle difficoltà molto grandi. Il pericolo è che la banca, se non riesce a trasformarsi in SPA, debba, diciamo così, fare ricorso a un ulteriore aumento di capitale, e questo sì penalizzerebbe il titolo. È un momento di incertezza, le decisioni devono essere prese, ma forse il trasformarsi in società per azioni, cioè in banca per azioni, in SPA, praticamente potrebbe essere la soluzione migliore per il titolo. Bene, per oggi questa era la nostra ultima domanda. Ringrazio Davide Biocchi di Direct Assim.